Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti in un nuovo unboxing, perché oggi andremo ad unboxare, come avete visto dal titolo, un nuovo modello di telecamera di sorveglianza Tapo. E per la precisione, in questo video andremo ad unboxare, a recensire, a configurare, a testare la telecamera Tapo C410. È una telecamera ovviamente di sorveglianza Wi-Fi che, a differenza delle altre che ho già recensito sul mio canale, se vi interessa vi lascio la scheda qua sopra o insomma nel mio canale tra tutte le recensioni, test, unboxing delle altre telecamere Tapo che ho fatto, a differenza delle altre questa è una telecamera Wi-Fi ma è a batteria, quindi è ottima per andare ad installare dove non abbiamo la possibilità di utilizzare una presa di corrente, e quindi mettendo questa risolviamo il problema e ovviamente sempre con il Wi-Fi ci va a monitorare, va a fare tutto quello che fa una telecamera di sorveglianza senza collegarla alla corrente elettrica. Non ho mai recensito un prodotto di questo genere di Tapo e quindi questo è il video adatto per farlo. Se siete interessati a questo prodotto vi lascio tutti i link di Amazon qua sotto in modo che potete andare a vedere esattamente questo modello. Se vi interessa anche per l'acquisto poi trovate il link qua sotto. Io l'ho comprata e l'ho pagata, se non sbaglio, sui 50 euro, era in sconto, e quindi ho detto vabbè, proviamo anche questo modello. È a batterie ma si può comunque collegare a un pannello solare per, diciamo, autocaricarla. Ha un'autonomia circa di 180 giorni, dopodiché bisogna ricaricare la batteria. Andremo adesso comunque a vedere l'unboxing, cosa c'è all'interno, insomma tutto il funzionamento, tutta la configurazione. Possiamo andare ad installare all'interno una micro SD fino a un massimo di 512 GB, sia per l'esterno che per l'interno. Bene, direi che parlo troppo, possiamo procedere con l'unboxing e vedere cosa c'è all'interno. E con l'aiuto della fotocamera ausiliaria andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questa confezione. Allora, vediamo se... All'interno abbiamo... All'interno ovviamente abbiamo la guida rapida, come potete vedere qua, tutte le guide rapide. Qua abbiamo lo sticker che ci va a indicare dove andare a forare nel muro per posizionarla poi a muro con la sua staffa, altri fogliettini. Poi all'interno abbiamo un adattatore, come potete vedere qua, un adattatore da 5 volt da 1 ampere, classico per ricaricare il telefono, che eventualmente con questa possiamo andare a ricaricare la batteria. Poi all'interno abbiamo un cavo USB-C, USB normale per ricaricare sempre la batteria. Abbiamo il supporto su quale andare a fissare la telecamera a muro e poi qua con la testa girevole, esatto, si può andare a direzionare la telecamera. Ovviamente annessi ci sono i fisher con le viti per andare a fissarla nel muro. E poi abbiamo la telecamera. Andiamo a togliere la pellicola e questa è come si presenta la nostra telecamera batteria della Tapo C410. Qua davanti abbiamo i due sensori, i due LED, l'obiettivo e i sensori a infrarosso con microfono e stato, LED di stato, obiettivo con i due sensori e l'infrarosso qua sotto. Di lato non abbiamo niente, sotto abbiamo l'altoparlante, come possiamo vedere qua, sotto altoparlante, e questo l'ingresso con la vite per andare a eventualmente fissarla in questa maniera. Altrimenti, se noi non vogliamo fissarla in questa maniera, nel retro della telecamera abbiamo un altro ingresso per la vite per andare a installare la telecamera in questa maniera qua da dietro. Poi ovviamente lì dipende da quello che vogliamo fare noi. E dietro troviamo sempre l'ingresso USB-C per andare a ricaricare la batteria, presumo. Quindi bisognerà toglierla per ricaricare la batteria, e abbiamo l'ingresso per la micro SD qua sotto. Ok, poi tastino di reset e tasto on off. Questa era come si presenta la telecamera. E detto questo, io direi che adesso possiamo procedere con la configurazione tramite l'applicazione dedicata di Tapo, quindi ci vediamo fra pochissimo, così vediamo come si configura questa telecamera. Eccoci arrivati alla configurazione di questa telecamera. Quello che dovremmo fare, ovviamente se non l'avete già scaricata, è scaricare sul vostro telefono l'applicazione Tapo. Una volta che noi abbiamo scaricato l'applicazione, la apriremo e andremo con il tastino qua più in alto ad aggiungere un dispositivo.
In questo caso dobbiamo andare a cercare il dispositivo che abbiamo da configurare. In questo caso è la C410. Andiamo a cercare la telecamera d'esterno. Se la troviamo, C410, eccola qua. E adesso ci viene praticamente fuori la guida passo passo su come andare a configurare. Accensione e controllo LED. Quindi dobbiamo tenere premuto il pulsante Power per 3 secondi per accendere la telecamera. E ne attendiamo altri 30 fino a quando il LED rampeggia di rosso e verde. Quindi adesso noi andiamo a premere per 3 secondi il tasto e qua si accende, quindi c'è già un po' di batteria all'interno. Come potete sentire, ci dice che è accesa. E dobbiamo attendere appunto che lampeggi di rosso e di verde. In questo caso, come potete vedere, rosso e verde è già, e clicchiamo già rosso e verde. Ora, passaggio importante, bisogna andare a connettere il nostro telefono alla rete wifi di questa telecamera. Quindi andremo sul wifi e ci colleghiamo al wifi della telecamera. Una volta fatto, torniamo sull'applicazione e qua si sta praticamente già connettendo alla telecamera. Attendiamo un momento, ha trovato in questo momento la telecamera e adesso va a ricercare la rete wifi di casa che noi abbiamo all'interno della nostra casa. Ovviamente qua ci dice che non l'ha trovata, ma io direi che possiamo scansionare di nuovo, perché esattamente c'è la rete wifi. Vado a selezionare la rete wifi e vado a cliccare su avanti. In questo caso la telecamera si connetterà alla rete wifi domestica. Attendiamo qualche momento, quindi adesso sta accoppiando il dispositivo Tappo alla rete wifi e all'applicazione, ed eccoci qua, dispositivo Tappo accoppiato. Qua possiamo scegliere il nome del dispositivo, in questo caso io vado avanti. Qua scegliamo la zona sul quale noi andiamo ad installare la telecamera, mettiamo giardino, e qua possiamo andare a scegliere poi l'icona della telecamera. In questo caso io direi che possiamo mettere questa che è la sua. Clicchiamo su avanti e qua abbiamo configurato la telecamera. Come avete potuto vedere è veramente molto molto semplice. Qua ci viene presentato il servizio di cloud di Tappo, che non è niente proprio di meno che la possibilità di andare a salvare le registrazioni di questa telecamera su un cloud di Tappo. Ovviamente è una cosa, non è obbligatorio, quindi noi facciamo salta, tanto poi se noi andiamo ad inserire la micro SD vengono comunque salvate in locale sulla scheda tutte le registrazioni della telecamera. Quindi andiamo su avanti. Qua, come potete vedere, ci viene detto dove andare a inserire, come andare a inserire la micro SD all'interno della telecamera. Clicchiamo su fatto, aggiornamento firmware, ma andiamo avanti. Qua ci viene detto di chiudere i coperchi in modo che li chiudiamo bene, siano impermeabili per metterla all'esterno. Attendiamo un momento che si sta aggiornando il firmware della telecamera. Effettuato l'aggiornamento firmware, quindi possiamo andare a vedere come è composto l'applicazione e quello che ci serve sapere di fondamentale poi sull'applicazione inerente a questa telecamera qua. Come possiamo vedere, qua sopra abbiamo il nome della telecamera e abbiamo anche la percentuale della batteria di carica di questa telecamera, il 41%. Come possiamo vedere, in questo menu abbiamo 4 tastini sotto nei quali possiamo andare ad effettuare una foto di quello che sta registrando la telecamera, un video. Qua abbiamo la possibilità di andare a mutare il microfono che è all'interno di questa telecamera e poi possiamo andare a effettuare una chiamata. Sostanzialmente questa telecamera qua, avendo sia un microfono che un altoparlante, possiamo esattamente effettuare una chiamata e parlare con chi ad esempio è davanti alla telecamera. Stessa funzione è sul tasto parla. Qua abbiamo la possibilità di andare ad accendere e spegnere l'allarme della telecamera, non è nulla di che, però c'è questa possibilità. Abbiamo la modalità privacy, nel quale noi cliccandola andiamo a oscurare la telecamera, come possiamo vedere. Abbiamo la modalità luce, nel quale noi andiamo a far accendere, come potete vedere, le luci alla telecamera per vedere di notte. Ci dà un massimo un timer di 5 minuti. Poi abbiamo la Tappo Care, che è sostanzialmente il servizio di iCloud che abbiamo visto prima. Tramite il tag viene effettuato praticamente un tracking, un riconoscimento dall'intelligenza artificiale se si tratta di persona, movimento o animali o altro, insomma. Dopodiché qua sotto abbiamo la possibilità di andare sul playback e download. Noi potremo andare a vedere tutte le registrazioni che ha fatto la telecamera, che sono salvate in questo caso nel cloud. Se noi switchiamo sulla SD
che al momento attualmente non c'è, possiamo andare a vedere tutte le registrazioni fatte e registrate sulla scheda SD che mettiamo all'interno della telecamera. Oltre a questo, qua sul menu principale non c'è nient'altro. Con il tastino qua in alto a destra ci sono tutte le impostazioni. Come potete vedere qua possiamo andare a cambiare il nome della telecamera. Abbiamo la possibilità di andare ad attivare che tipi di rilevamento vogliamo che questa telecamera effettui. Ad esempio il movimento di una persona, il movimento di un movimento, addirittura di un animale domestico su questo modello qua, e anche la rilevazione di veicoli. A differenza degli altri modelli che ho recensito, queste impostazioni sono presenti solo su questo modello. Una cosa che mi ha fatto storcere il naso è in questa sezione qua, archiviazione e registrazione, e riguarda la durata delle clip che vanno poi a essere registrate. Andando appunto su archiviazione e registrazione, sotto impostazioni clip, qua troviamo un menu che riguarda appunto la durata delle clip che vengono registrate dalla telecamera in caso di movimento. Difatti, a differenza delle altre telecamere, diciamo, alimentate a corrente, questa telecamera qua, avendo una batteria e per ottimizzare la durata della batteria, non andrà a registrare dal movimento che rileva fino a quando, diciamo, non rileva più movimento, ma praticamente va a spezzettare un po' le clip. Io qua adesso ho alzato al massimo la lunghezza massima delle clip, questo ovviamente consuma più batteria, però almeno possiamo avere una durata di registrazione di 120 secondi. Di default, diciamo, arriva con 20 secondi che, a mio avviso, essendo abituato con le altre telecamere a corrente, è un po' troppo poco, perché va a rilevare il movimento, però poi non è che lo traccia. Registra quei 20 secondi, dopodiché stoppa la registrazione e eventualmente non possiamo continuare a vedere quello che è il movimento che ha registrato, che può essere appunto di una persona, di un animale o qualsiasi altro, diciamo, movimento che può rilevare. Quindi questo, secondo me, è un limite per quanto riguarda questa telecamera qua alimentata appunto a batteria. Di conseguenza non avremo più una registrazione unica di 1, 2, 3 minuti, 4 minuti nel quale possiamo appunto vedere tutti i movimenti che, in questo caso, facciamo un esempio, la persona fa. Dal momento che una persona viene rilevata, viene comunque tracciata, comunque viene registrata per tutto l'arco di tempo nel quale la persona è davanti alla telecamera. Con questa, diciamo, con queste impostazioni non succede, perché appunto possiamo registrare al massimo 120 secondi, 2 minuti, che però comunque possono non essere sufficienti. Queste erano le cose principali, secondo me, da sapere sull'applicazione Tap o sul menu, quello che a voi più che altro potrebbe interessare per andare ad installare la telecamera. Vi ricordo che se vi interessa vedere anche gli altri modelli, scrivete un commento qua sotto, io andrò a comprarli e a testarli, recensirli, unboxarli per voi. Detto questo, se vi interessa il prodotto, vi ricordo che vi lascio il link qua sotto in descrizione Amazon, su cui potete andare ad acquistarlo direttamente. Questa era la telecamera, spero di aver detto tutto. Se così non fosse, se avete dei dubbi, delle domande, potete scrivermi un commento qua sotto, io andrò a rispondervi. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, lascia un pollice in su sotto questo video per supportare il video, e ovviamente iscriviti al canale per vedere tutti gli altri unboxing, tutti gli altri video che andrò a pubblicare. E se vi interessano anche i video delle altre telecamere Tap, andate a recuperarli, perché ne ho fatti un bel po'. Detto questo, io vi ringrazio per avervi seguito fino a questo punto e non mi resta che salutarvi. Quindi dalla telecamera Tap è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!